Raga, sapete che io non mi lamento sugli arbitri, non mi lamento perché il rigore si può sbagliare, la valutazione del fuorigioco si può sbagliare, mi stanno sulle palle quelle persone, gli arbitri con manie di protagonismo, gli arbitri che arbitrano male per 90 minuti, meglio che ci dai un rigore contro, ma poi arbitri come Cristo comanda, rispetto a dei denutriti come quest'arbitro di M, arbitro di M, non vogliamo offendere, perché fa davvero schifo il suo modo d'arbitrare. L'ammonizione di Skriniar vergognosa, fa passare la voglia di giocare a calcio un arbitro del genere. L'unica cosa, l'Inter c'è, attacco leggerissimo, non registrato, super Eminem a centrocampo, Brozovic fantastico, e gli altri tutti benino, Perisic sta dormendo, Vesino non classificato, non si è presentato, non sta giocando per niente, toglie pure la gamba ai contrasti, per il resto forza Inter ragazzi. Ci crediamo, bella bolgia allo stadio e dobbiamo vincere. L'arbitro, lo dico adesso che stiamo ancora pareggiando, fa davvero cagare. Questi sono gli arbitri di cui dobbiamo aver paura, perché l'episodio secco si può sbagliare e si deve sbagliare perché siamo umani. Ma quando un arbitro arbitra 90 minuti in maniera penosa, significa che è stato messo in un ruolo che non gli compete. Ciao, andiamo per il secondo tempo, forza ragazzi.